Avvocato Guardia, buongiorno. Siamo Buongiorno. qui all'inaugurazione della prima Casa della Legalità, un passo importante. Molto importante, anche se, diciamoci la verità, le sale e i punti di gioco generalisti che offrono il gioco pubblico da sempre non fanno altro che esprimere legalità sul territorio, proponendo un prodotto di Stato, quindi controllato, quindi misurato, quindi ipervalutato, no? Da tutti i livelli, in modo tale che risponda ai criteri imposti dalla normativa. Quindi, diciamo, sono proprio una presenza dello Stato sul territorio, perché qui portano quello che è AMS e tutti i valori del gioco legale. Assolutamente, vedere una sala o vedere un punto di gioco significa vedere quello che lo Stato ha deciso di voler mettere a disposizione dell'utente, e misurato in quel modo, e strutturato in quel modo, e presentato in quel modo. Sembrerà una banalità, ma non c'è nulla di lasciato al caso rispetto a quello che si vede quando si entra in una sala, a quando si entra in un bar accedendo ad una macchina, oppure accedendo a una sala scommesse o una sala bingo. Tutte le informazioni che vengono messe a disposizione dell'utente è lo Stato che ha ritenuto correttamente di mettere a disposizione. Le caratteristiche del gioco, dalla puntata alla durata della partita, all'ammontare della vincita, così come il regime di tassazione, sono tutte cose previste e volute dal legislatore, proprio a tutela di tutti gli interessi costituzionali. Fammeli dire, faccio pure l'avvocato, no? Certo, assolutamente. Allora, sì, non solo in qualità di presidente dell'associazione maggiore per parecchi di intrattenimento, ho questo anche, difetto di essere avvocato. Anche un professionista. pensiamo all'ordine pubblico, presidio dei territori. Pensiamo alla tutela della salute e del risparmio, perché i prodotti sono quelli e danno quelle caratteristiche di gioco e non altre. Si potrebbe fare meglio, ma è lo Stato che è in grado di poter far meglio su questo. Ma quando concepisce un tipo di gioco, pensa anche al risvolto della salute e soprattutto e al risparmio. Pensiamo al discorso del gettito erariale, un altro articolo della nostra Costituzione. Visto che tutti inseguono, no, il gettito di emersione, bisogna far emergere il sommerso. Ecco, il gioco dal 2000 ha fatto emergere 10 miliardi di euro all'anno di imposte altrimenti perse, che okay, non esisteva prima. Cioè, siamo passati a cifre di raccolta importanti quando prima era zero. Cioè, altre cose a cui penso sono il diritto all'impresa, è stato creato un comparto industriale importante, e il lavoro fatto da decine di migliaia di lavoratori che hanno trovato un impiego non solo dignitosissimo, perché guai a chi mette in discussione questo, ma prestigiosissimo. Ricordiamoci che l'ordinamento giuridico che cosa fa? Qualifica i lavoratori del comparto come incaricati di pubblico servizio, quindi riconosce loro delle responsabilità ulteriori rispetto a quelle riconosciute. E giusta paga che contribuiscono al miglioramento della qualità della vita. Ecco. Certo. Grazie Presidente. Grazie a voi.